Buongiorno, stamattina faccio il calamaro imbottito. Allora, ho preso un po' di pan carré, l'ho ammorbidito nel latte, l'ho premuto e l'ho messo qua, in questa padellina. Ho messo sale, formaggio e pepe. Mo' io dal mio pescivendolo mi sono fatta tagliuzzare. Vedete? Mo' che si cazzo, sono pulite, la lavate. Le metto qua dentro. E faccio una pastetta dite allora nell'impasto ho aggiunto l'aglietto e il prezzemolo e adesso metto una spruzzatina di vino vedete mo veramente finisco di impastare il tutto e vado a riempire i calamari poi li metto in un vasoio io uso il lausegetta bel sistemato nel forno e sotto lo vado a imburrare, ci appoggio i calamari sopra e li metto al forno. Allora, essendo che era venuto un po' troppo molliccio, ho aggiunto un po' una spolverata di pane grattugiato. Adesso passiamo all'impastare quest'altro ingrediente e vado a imbottire i calamari. Urit, li ho imbottiti. E li ho chiusi col stuzzicadente, ne ho fatti soltanto due perché a non tutti i componenti della mia famiglia piacciono. Allora, non avendo un ruoto piccolo per mettere i due calamari, avevo anche ordinato quelli là usegetta, ma guaglione non me l'ha portato. Va bene, subito ho organizzato. Ho preso questo ruoto antiaderente, soltanto che te la fumo, non vuole dire niente. Vuol dire che l'ho fatto con tutto il cuore i calamari. Ho messo il burro, adesso appoggio i due calamari dentro, ci metto un po' di prezzemolo sopra, un filo d'olio d'oliva, piccolo però sopra, perché sotto ha già messo burro. Vedete? Ha già messo una goccia a destra e a sinistra. Ok, ora metto un po' di prezzemolo sopra e caccia passata per non pensarsi su sì. Allora, ho tagliuzzato un po' di prezzemolo. Sto mettendo un po' di aghi della coppa, vedete? Ci vado a mettere giusto giusto un bicchierino d'acqua dentro e una spolverata di pepe. A dopo. Ed ecco il calamaro imbottito. Chi se scende poco a forza l'ha già tenuto troppo assai. Vedete? Non ci vuole proprio niente. Ho fatto un po' di pastella, un po' di mollica bagnata con il latte, un po' di pane grattugiato per assorbire di più. Formaggio, sale, pepe, aglio e prezzemolo. E ho creato il ripieno e l'ho imbottiti, vedete? Cotti al forno.